Per queste frittelle bastano 15 minuti e 5 ingredienti e sono anche senza glutine. Nei pakora per me l'unica verdura indispensabile è la cipolla, ma oggi ho voluto provare ad aggiungere un ortaggio un po' insolito e molto poco indiano, il cavolo nero. Si condisce tutto con sale e spezie a piacere, poi si unisce la farina di ceci un po' per volta e si massaggia fino a che non si forma un collante grazie all'acqua delle verdure. Se serve si può aggiungere anche altra acqua, ma l'importante è che non si crei troppa pastella. Infine bisogna formare le frittelle e friggerle fino a che sono molto ben dorate. Se avete già provato le chips saprete quanto diventa buono il cavolo nero se reso croccante, quindi fidatevi e provatelo così.